Vediamo ora la distribuzione delle velocità di Maxwell e Boltzmann. In un gas di particelle, le particelle si muovono in modo disordinato, agitazione termica, ma non hanno tutte la stessa velocità. Possiamo considerare la velocità media, ma possiamo anche chiederci come sono distribuite le diverse velocità tra le varie particelle. Quindi qui riportiamo su questo asse la velocità da 0 fino teoricamente a valori infiniti. E questa curva che appunto è disegnata qui rappresenta la distribuzione delle velocità di Maxwell e Boltzmann. Esiste un picco della curva, vuol dire che la maggior parte delle particelle hanno una velocità più o meno vicina a questo valore qua. Esistono poi due regioni di velocità in cui la curva va verso zero, sono le bassissime velocità e anche le velocità molto alte. Questo vuol dire che le particelle che hanno una velocità molto maggiore o molto minori della media sono poche. Per esempio, le particelle quasi ferme sono pochissime, come anche le particelle velocissime, un po' come in una classe, noi abbiamo un valore medio di rendimento, ma un piccolo numero di studenti si distinguono per avere voti altissimi o anche purtroppo si distinguono in negativo per avere voti bassissimi. Questa distribuzione di Maxwell e Boltzmann conteggia quante particelle hanno una data velocità, o meglio, quante particelle hanno una velocità compresa in un certo intervallo tra V1 e V2, come il caso appunto di questa fetta d'area arancione che conteggia appunto le particelle in quell'intervallo di velocità. In questo esempio dovrebbero essere, per esempio, ecco, tra 1400 e 1450 metri al secondo, anche se non c'è scritto. Cosa c'è sull'asse verticale? Il numero di particelle per intervallo di velocità. Abbiamo detto delle due code, coda destra e coda sinistra del grafico, che appunto dicono che ci sono poche particelle, sia velocissime che lentissime. L'area sotto l'intera curva è finita, anche se la curva non arriva mai a zero, ci arriva asintoticamente, almeno da un punto di vista matematico, e comunque quest'area rappresenta il numero totale delle particelle chiuse nel contenitore. Infatti l'area è formata da tante di queste fette arancioni. Abbiamo detto che una fetta come questa rappresenta il numero di particelle con velocità comprese in questo intervallo, quindi la somma di tutte le fette rappresenterà il numero totale di particelle che hanno una velocità compresa fra 0 e virtualmente l'infinito, quindi che hanno praticamente tutte le velocità. Questa figura si riferisce però a una temperatura T fissata, potrebbe essere per esempio la temperatura T2 del primo grafico. Se noi però questa temperatura la alziamo riscaldando il gas, la alziamo da T2 a T3, che è questa verde, allora le particelle si agitano di più perché hanno più agitazione termica, essendo più calde. Sappiamo infatti che la temperatura è una misura macroscopica, un indicatore dell'agitazione termica delle particelle. Quindi le particelle alla temperatura più calda T3 vanno più veloci e la curva di Maxwell e Boltzmann si sposta a destra. Si sposta a destra perché il valore medio è più alto, cioè vuol dire che la maggior parte delle particelle non avranno più una velocità intorno a questo valore, ma intorno a un valore di velocità maggiore. Al contrario, se noi raffreddiamo il gas fino alla temperatura T1, il picco si sposta a sinistra, verso le velocità più basse, perché mediamente le particelle andranno più piano, hanno meno agitazione termica. Tuttavia, l'area sotto a queste tre curve deve rimanere uguale, perché abbiamo detto prima che l'area rappresenta il totale delle particelle del gas. Quindi, se anche noi scaldiamo o raffreddiamo il gas, non cambiamo il numero delle sue particelle. Perciò, se la curva si sposta a sinistra, si deve alzare, proprio per mantenere costante l'area. Se invece la curva si sposta a destra perché noi abbiamo riscaldato il gas, la curva si deve abbassare. E qui infatti è scritto la stessa cosa: l'area non deve cambiare perché rimane uguale il numero delle particelle, perciò la curva si abbassa, la curva verde è più bassa di quella rossa. Viceversa, se noi raffreddiamo il gas, le particelle rallentano, la curva si sposta a sinistra, la curva celeste, verso le basse velocità, e si alza sempre affinché l'area, che è il numero delle particelle, rimanga la stessa.